telespettatori, ben ritrovati. Ci troviamo un po' fuori zona, ci troviamo a Trento, ma Valdo TV è la web TV amica degli alpini. È tempo di incontro, è tempo di ritrovo, è tempo di nuove esperienze da fare insieme. È tempo di 91esima adunata nazionale degli alpini e adesso andiamo a festeggiare insieme al nostro corpo preferito, quello degli alpini. Arriviamo da Riesi Pio Decimo praticamente, abbiamo vissuto l'anno scorso la adunata a Treviso, è stata bellissima. E questa non è bella? No, è bellissima e Trento, veramente molto bella. Alpino Simone da Mogliano Veneto, com'è questa Trento? Beh, fino adesso l'ho trovata accogliente e piena di penne nere. Qua siamo ritrovati tutti quelli fra del secondo 96, è spettacolare. Il bello di queste adunate è proprio che si trovano anche amici lontani. Lontani e vicini. Ogni anno ci troviamo, ad ogni adunata cerchiamo di ritrovarci, ad ogni posto ci messaggiamo e... C'è un problema, il nostro amico di Valdobbiadene si dimentica a casa sempre prosecco. Ci avete deliziato con la vostra splendida musica, abbiamo urlato tutti insieme, viva gli alpini! Cosa vi spinge da Teramo ad arrivare fino a Trento? Allora, noi abbiamo fatto circa 800 km, siamo partiti ieri mattina alle 4, abbiamo fatto 12 ore di viaggio, andiamo a tutte le adunate nazionali, perché comunque l'alpino è diventato uno stile di vita, volontariato, aiuto per il futuro, aiuto per i casi di emergenza. Noi in Abruzzo abbiamo avuto purtroppo il terremoto del 2009, il sisma 2009, e degli alpini abbiamo avuto un grandissimo aiuto e questo ci spinge ancora di più ad essere presenti a tutte le adunate nazionali. L'anno prossimo sarà anche a Milano. Un commento su questa adunata Alpini 2018. Tutto bellissimo e cosa possiamo dire, non so, bella gente, brava gente, birra buona, ragazze belle. Vino si levola, ma levolato la sulla pianta, lela che canta, lela... Più di 140.000 penne nere che camminano su questa piazza. Quali sono le emozioni di un alpino da San Gregorio nelle Alpi? Beh, le emozioni penso siano anche di più di 140.000. Farai l'alpino da grande? Penso di sì. Come mai ti piace il corpo degli alpini? Ma perché mi piace fare le camminate in montagna. Da dove arrivate? Arriviamo dal Forte Tagliata, nelle scale di Primolano. Cosa vi porta fino a Trento? In quanti siete? Siamo una 25. Siete pronti per sfilare? Sì, prontissimi, anche sotto la pioggia. Dimmi un po', se l'avessi qua, quell'uccellino, ma dimmi un po', Questo signore ha così insito lo spirito alpino che si è addirittura colorato i baffi e le basette. Sì, la parrucchiera vicino al mio ufficio le è venuto in mente di crearmi così per oggi. Ci piace? Domani. Sì, mi ha detto che sto benissimo. È vero. Lo so. Direttamente a Vittorio Veneto, dopo il servizio di leva militare a Trento, torni a Trento per la adunata. Quali sono le emozioni vedere tutte queste piazze piene di tricolori, piene di penne nere? È veramente bello vedere questo ambiente, questa città piena di gente, piena di alpini e niente, è un'emozione. Sei molto giovane, è la tua prima adunata? No, è la quarta. E cosa ti piace di più delle adunate in generale? Cioè qual è lo spirito che ti muove ad arrivare fino qui, a spostarti in giro per l'Italia? Sì, è lo spirito proprio degli alpini, l'ambiente di festa che c'è e ritrovarsi con i miei commilitoni e fare un po' di festa insieme, insomma. Abbiamo trovato una numerosa rappresentanza di quel di Lentieri e anche di Mellego. Cosa diciamo di questa adunata 2018? Noi che siamo qua vicini di casa. Bella gente, tanta, mi sembra di vedere. E purtroppo, per fortuna, il tempo ci ha aiutato.
fino adesso. Voi di Lentiai vi siete organizzati con un campo, avete fatto in modo che aderisse anche della gente esterna al gruppo Alpini. Noi ci siamo attrezzati con un campo, siamo una cinquantina di persone. Domani anche il gruppo Emel viene là da noi, gli facciamo da mangiare, e ci diamo un aiuto e facciamo da mangiare anche a loro, insomma. Siamo giunti a conclusione del nostro servizio, diciamo solo un grande, grandissimo evviva gli Alpini e ci vediamo a Milano 2019. Un bacione da Valdo TV, la web TV amica degli Alpini.